Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere quelle che sono le indicazioni dell'organo tecnico dal punto di vista di posizionamenti e spostamenti. Pregherei anche gli osservatori di stare molto attenti, ok? L'elemento cardine dello spostamento richiesto sarà l'allargarsi, ok? Cercare ampiezza. Questo ovviamente è fondamentale per riuscire ad avere la corretta visuale, soprattutto in fase offensiva, dove contano di più le nostre decisioni. È una logica conseguenza dell'allenamento anche questa, ok? Se non siamo correttamente allenati, ovviamente tenderemo a sentirci sempre in rincorsa, e per tenerci vicini all'azione tenderemo a schiacciarci e a stare centrali. Allora, ovviamente la vicinanza ci dà la credibilità, inutile non ve lo devo dire io che da noi i raduni dicono che sbagliare da 10 metri è meglio che far giusto da 50, perché la credibilità che abbiamo è completamente diversa. Ovviamente queste sono delle indicazioni base, poi dopo bisogna capire di calcio, leggere l'azione. Non esiste uno schema prefissato, ma occorre adattabilità all'evolversi del gioco, ok? Lo spostamento si suddivide generalmente, faccio una piccola premessa, in tre fasi. La prima che è la fase di impostazione, ok? È quella che noi diamo all'azione nel momento in cui c'è la ripresa di gioco, ok? Esempio banale, calcio di rinvio, fase di impostazione dello spostamento. Fase di impostazione dello spostamento cos'è? Capire come cercano di giocarlo, ok? Quest'anno, per le modifiche del circolare 1, saranno molte di più le volte che invece che andare in avanti dovremo cercare di stare un po' più corti verso il portiere, perché potrebbero giocare lì. Quella è la fase di impostazione del nostro spostamento. Man mano che ci spostiamo verso la fase centrale, ovviamente c'è la fase di lettura. La fase di lettura è la fase in cui noi cerchiamo di capire come si incanalerà l'azione, ok? Se con il gioco sulle punte centrali, si lancia sulle fasce. E poi c'è la fase di scelta, che è la fase di scelta offensiva. E lì noi dovremo essere bravi a scegliere, assumendoci anche dei rischi, ok? Dovremo decidere se entrare in area un po' più centralmente, molto raramente. E soprattutto dovremmo avere la forza, il coraggio e la prontezza atletica di entrare in area dal lato corto, ok? Quando iniziamo ad arrivare, questa la chiamiamo red zone, ok? Zona rossa. Ed è da evitare sempre. Perché? Perché finendo qui, torno sulla precedente, gentilmente, perché finendo qui ovviamente possiamo essere troppo centrali, troppo vicini all'azione. Come detto prima, la vicinanza vuol dire credibilità, ma può anche essere un boomerang, nel senso che non è detto che noi, grazie alla vicinanza, ci mettiamo nelle condizioni migliori per poter valutare. Un fallo a 5 metri e non lo vediamo bene come un fallo a 10, paradossalmente. Okay? Soprattutto quando noi ci spostiamo, ci voltiamo un attimino col corpo, pensiamo a come non essere d'intralcio, questi sono momenti in cui la nostra mente non è sul fallo. Stiamo solo pensando a come levarci dalle palle, concretamente. E per 2-3 secondi la nostra concentrazione cala completamente. Ovviamente, cerchio di centrocampo, vietato, ok? Quello è il fulcro del gioco, è dove molto spesso i registi prendono palla, impostano l'azione. Noi da lì ci troviamo 9 volte su 10 in mezzo all'azione e poi è difficile fare le scelte. Quante volte ci capita di essere in mezzo all'azione e dover per forza di cose dire oh cavolo, adesso dove vado? Li passo dietro o li passo avanti perché adesso parte il lancio? Ok? Se noi siamo qui, generalmente questa scelta ci capita molto più raramente. Qui è da dove partono generalmente l'80% dei lanci, ok? Per cui lettura di gioco è anche capire queste cose qui. È capire nelle prime fasi dell'azione, soprattutto nei primi 10 minuti, se il portiere rilancia sulle fasce o rilascia centrale, se il portiere gioca dentro l'area, è capire se quando il difensore centrale ha la palla dove guarda, guarda qui, e allora io mi porterò già avanti e attenzionerò un attimino, adatterò il mio spostamento al fuorigioco perché partirà il lancio, oppure c'è il regista che viene a prendere palla basso.
sono cose che noi nei primi 10 minuti dobbiamo valutare, ok? Dobbiamo andare alla ricerca delle cose, delle ripetizioni della gara. Anche con gli assistenti vale questa cosa, però senza gli assistenti la zona centrale è off limits, perché priorità dello spostamento senza assistente ovviamente qual è? Fuori gioco. Dalla fascia centrale potete avere occhio, potete avere esperienza, ma sia incredibilità che non vi mettete nelle posizioni ideali per poter valutare, non avete profondità. E lì è un terno all'otto. Spostamento errato è quello centrale, spostamento consigliato è quello laterale. Laterale, affondare, entrare nella famosa, il famoso lato corto, ok? Per poter entrare nel famoso lato corto ovviamente bisogna essere laterali. Poi ovviamente dobbiamo essere maturi, praticamente, a capire, fare addentrarci un attimino quando ovviamente il gioco si sposterà sull'altra fascia, ok? Sì. Questa è semplicemente lettura tattica dell'azione, parte in ritardo, fascia centrale, possibilità di valutazione fuori gioco nulla, e atletico rivedibile. Ok, anche questo ci fa vedere di evitare spostamento centrale, ok, sia quello di prima che questo, evitare spostamento centrale e cercare molte volte di avvolgere l'azione, ok, avvolgere l'azione, famoso lato corto, fascia laterale. Per quel che riguarda i calci di punizione dobbiamo ovviamente valutare le priorità, ok? Quando siamo da soli ovviamente abbiamo priorità diverse da quando abbiamo gli assistenti ufficiali. Purtroppo da soli non possiamo delegare niente, non possiamo dire la barriera la controlli tu, ok? Per noi la valutazione del fuorigioco ci tocca sempre, per cui in tutti i calci di punizione noi andremo a metterci in linea col penultimo difensore in posizione idonea. In questo caso c'è pericolo anche di rischio in porta, di tiro in porta, e ovviamente io mettendomi qua ho sia la valutazione del fuorigioco che la valutazione di un eventuale tocco di mano in barriera. Ok, qui la barriera non c'è, motivo per il quale cosa ci aspettiamo da qui? Cross in mezzo, posizione migliore per valutare questa qui, non abbiamo la barriera qui, quindi ci andremo a mettere dalla parte opposta. Ok? Qui valutazione fuorigioco fondamentale. E questo è un classico esempio dove con gli assistenti ci si guadagna molto, nel senso che allora da noi dicono che qui chiaramente partirà un tiro, per cui la priorità, potendo scegliere, è quella di vedere la barriera, perché qua non è che la grossa non hai grandissima valutazione. Noi fuori gioco dobbiamo vederlo chiaramente, in caso di save del portiere soprattutto, quindi ci metteremo in linea col penultimo difensore, in questo caso coincide con la barriera. Stessa cosa spostata dall'altra parte, qui abbiamo la priorità del fuorigioco, abbiamo da controllare anche la barriera, in questo caso la barriera è di qua e quindi ci metteremo da questa parte. E qui cambia relativamente, e anche qua priorità massima, valutazione del fuorigioco e controllare eventuali mani in barriera, però ovviamente qui non possiamo fare tanto altro, da soli dobbiamo metterci in linea col penultimo difensore. Ok, a livello di calcio d'angolo dobbiamo chiederci come viene battuto questo calcio d'angolo, verrà battuto a rientrare come in questo caso o ad uscire? Allora, se il calcio d'angolo è rientrare, io non ho criticità di possibile palla che sul cross esce dalla linea di fondo, ok? Quindi per ovvi motivi andrò a cercare di attenzionare le coppie dentro l'area di rigore spostandomi 2-3 metri verso l'interno del terreno di gioco. Viceversa, se il tiro sarà ad uscire, io avrò la priorità anche di valutazione della traiettoria. Il pallone potrebbe uscire, quindi io mi dovrò mettere qui, e poi però non è finita qui. Come tutti i posizionamenti nascono statici e proseguono dinamici, poi io dovrò essere pronto e reattivo chiaramente nello spostarmi all'indietro. E spostamento all'indietro e verso il cerchio di centrocampo, e può essere anche verso la fascia laterale, se vedo che il cross è lungo e tutta la marea di gente si sposta verso di me. Calcio di rigore, le cose dovrebbero essere semplici, perché il calcio di rigore è codificato, purtroppo molte volte vediamo gente che sbaglia. Pallone sul dischetto,
prevenzione, a maggior ragione adesso che ci sono state le modifiche sulla circolare 1 sul portiere, ok, tutte le infrazioni che si dicono, se noi siamo attenti non ci sono, dobbiamo parlare, farci vivi sul portiere ed evitare qualsiasi tipo di infrazione. E qua ci mettiamo praticamente al limite dell'area piccola laterale. Calcio di rinvio, allora è preferibile la prima volta mettersi praticamente in posizione anche un pelo più laterale. Perché? Perché il calcio di rinvio può essere che molto spesso, esatto, che molto spesso venga battuto qui. Poi sta a noi, se il primo lo battono qui, il secondo lo battono qui, chiaramente capirò che devo mettermi qua. Se i primi due li battono laterali, una domandina io me la faccio. Probabilmente hanno già scelto di giocare laterale e sceglierò di spostarmi in maniera un po' più centrale. E altra cosa, iniziamo ad adattare il nostro spostamento in funzione di un possibile utilizzo di assistenti ufficiali. Quindi iniziamo a preparare una possibile diagonale, ma soprattutto posizioniamoci da questa parte. E se il portiere rinvia qui, posizioniamoci qui, ok? Perché alcuni mi dicono che si mettono qui se il rilancio è qui, che è sbagliato, perché qualora dovessimo avere in futuro la fortuna di avere un assistente di ufficiale, il nostro posizionamento è questo, per avere sempre l'assistente nel nostro cono visivo. Ok, rimesse laterali. Allora, è vero che non c'è il fuorigioco su rimesse laterali, è anche vero che però nell'evolversi dell'azione potremmo essere costretti a doverla valutare un possibile fuorigioco. Quindi sulle rimesse laterali in fase offensiva, cosa si intende per fase offensiva? Gli ultimi 25 metri generalmente, metro più metro meno, ci andremo a mettere molto vicini alla fascia, avanti all'azione, in linea per la possibile valutazione del fuorigioco. Ripeto, non c'è su rimessa laterale, ma metti che uno batte e c'è la spizzata di un altro giocatore, noi da qui siamo già pronti. Oltretutto noi da qui abbiamo visuale su tutto. Se ci spostiamo un po' anche solo centrali, non siamo più credibili su eventuale fuorigioco e non abbiamo tutto sotto controllo. A centrocampo ovviamente cambia la nostra valutazione e cambiano le nostre priorità, no? Quindi non avremo più la priorità assoluta del fuorigioco, eventualmente poi dovremo adattarci e spostarci di conseguenza. Ma dovremo guadagnare metri, la palla da qui generalmente o viene giocata all'indietro, e allora poi dopo, a seconda dell'evolversi dell'azione, ci porteremo avanti, o viene giocata qui e poi di conseguenza o sulla fascia o corso in mezzo e noi avvolgeremo l'azione. C'è da dire che lo spostamento è tanto una roba teorica, ma poi non si fa filosofia, ok? L'importante è prendere gli episodi, dobbiamo andare in campo con degli schemi fissi ma non fissi. Nel senso che questo è uno spostamento base, sono dei posizionamenti base, poi dopo a seconda dell'azione tutto quanto dobbiamo adattare il nostro spostamento. Allora, il controllo del fuorigioco, come detto prima, quando si è da soli è per forza di cose una priorità. È da questa priorità che nasce l'esigenza di avere uno spostamento laterale. A livello di rimesse laterali abbiamo visto che le rimesse laterali in difesa ovviamente ci posizioneremo verso un possibile sviluppo dell'azione, quindi ci porteremo all'interno del campo e anche qui da rimessa in difesa o sviluppano sulla fascia o lanciano dentro o giocano corto e noi faremo la diagonale allargandoci, ok? Prontezza qui, cioè se giocano qui capire subito, correre, ok? Perché dobbiamo guadagnare metri, più ci allarghiamo più abbiamo la visuale adatta al fuorigioco. In attacco ovviamente cambiano le priorità, siamo in zona offensiva, il fuorigioco diventa una priorità assoluta e ci mettiamo qui. Da qui, ripeto, abbiamo tutto davanti e anche qui, poi ripeto, posizionamento statico iniziale e poi subito muoversi, cioè recupero palla, spizziamo avanti, la giocano qui, ci allarghiamo qui o ci accentriamo a seconda, se la palla ci viene addosso ci spostiamo un attimino indietro e valutiamo da farsi, okay? Ok, queste sono le disposizioni generali, standard, base da cui partire, ok? E se Claudio vuole aggiungere qualcosa, lascerei dire a lui. Grazie. Grazie.
Prima agli osservatori, avete sentito poi il suo spostamento? Ok? Adesso, ad esempio, non c'è più l'obbligatorietà di andare in diagonale. Si può andare a affondare anche sulla destra, purché ci sia sempre in posizione idonea per vedere fuori gioco o quant'altro. Quindi, priorità alla diagonale in modo che iniziano a capire per arbitrare in interna. Però anche la libertà di spostarsi, di accentarsi, di trovarsi verso destra, affondando, è importante che sia una visione laterale che permetta di vedere. Quindi, osservatori, per cortesia, queste sono disposizioni, non andate allo spogliatoio a dire non serve niente che non mi sa tirare, ti metti là. Noi l'abbiamo detto e loro devono applicare questo.